Buongiorno da Emanuele, benvenuti in questa nuova puntata che non è dedicata ad un videogioco, ma bensì ad un libro, e più precisamente ad un volume che parla quasi esclusivamente del Sega Mega Drive, una console a 16 bit che ha fatto la storia nei primi anni 90. Questo libro è da poco tornato a far parlare di sé perché recentemente è stato reso gratuito dall'editore. Nella descrizione, se volete scaricarlo, vi lascio il link. Il motivo di tanta generosità però è tutt'altro che felice. Infatti, nonostante tutti i vari disclaimer, quindi le solite frasi di rito che si trovano spesso in volumi di questo tipo, in cui gli autori dicono di aver fatto il tutto possibile per cercare di contattare chi detiene i diritti delle immagini e di tante altre cose, sembrerebbe che il curatore dell'opera in questo caso si sia dimenticato di contattare proprio la stessa Sega. E tra febbraio e marzo 2023, a quanto pare, Sega in qualche modo ha contattato gli autori di quest'opera intimandogli di rimuoverlo dallo store online perché precedentemente era appunto a pagamento, oppure di renderlo gratuito perché altrimenti suppongo che sarebbero entrati in gioco gli avvocati. Adesso non voglio entrare nel merito della questione, ma effettivamente l'autore di questo volume ha forse un po' esagerato perché tutte le pagine dell'opera, non solo la copertina, hanno proprio lo stile che sembra quello della Sega degli anni 90, a partire dallo sfondo delle pagine, che ricorda proprio quello della confezione del Mega Drive. Ci sono poi un sacco di loghi della console, dei giochi, gli sprite dei personaggi. Ecco, forse avrebbero dovuto essere più sobri e probabilmente in questo modo non sarebbero neanche incappati in problemi con Sega. C'è però una questione, che vedremo tra poco, che mi fa sospettare che effettivamente l'autore abbia forse voluto fare un po' il furbo. E tal proposito, chi è il curatore di quest'opera? A dire la verità, si tratta di un volume scritto a più mani, però diciamo, a guidare tutto il progetto c'è un certo Darren Boyle, che si definisce un graphic designer irlandese e che è anche fondatore della Grey Fox Book, questa piccola compagnia che si occupa per l'appunto di pubblicare volumi analoghi. Ne è stato pubblicato uno dedicato all'Atari e uno dedicato ai giochi arcade e anche ad una serie di riviste distribuite in formato digitale che ricordano molto lo stile dei vecchi magazine di videogiochi degli anni 80 e 90. Come già detto, questa è un'opera che è scritta a più mani e si tratta di una caratteristica che spesso suscita in me qualche campanello d'allarme. Infatti, come spesso accade in pubblicazioni di questo tipo legate ai videogame, la sensazione che ho è che si tratti di opere dove gli autori hanno deciso di scrivere non per fare un lavoro professionale da cui potenzialmente guadagnare anche qualcosa, ma solo così, per il piacere di fare un tuffo nel passato creando qualcosa di nostalgico. In volumi come questo c'è sì un curatore, che come già detto è lo stesso Darren Doyle. Ma leggendo l'opera ci si rende conto che non è stata fatta una vera e propria selezione dei testi, un lavoro di rifinitura prima della pubblicazione. In generale la sensazione è quella tipica del tutto fa brodo, insomma l'importante è che ci siano parole da pubblicare. E chi se ne importa se sono cose più o meno interessanti. La vera pecca, secondo me, sono proprio i testi che accompagnano i giochi selezionati, che secondo me invece dovrebbero essere la parte più importante. Per ogni videogioco, infatti, è presente un trafiletto di 15-20 righe che ci dovrebbe spiegare per quale motivo l'opera è stata selezionata per l'inserimento in questa antologia. Peccato però che nella maggior parte dei casi le motivazioni siano banali, se non addirittura ridicole. Tanto per fare un esempio, una delle opere selezionate è Jurassic Park per Sega Mega Drive e il problema è che l'autore del trafiletto utilizza una parte dello spazio per spiegare che per lui questo il film è stato così tanto iconico da averne utilizzato la colonna sonora come momento introduttivo durante il suo matrimonio.
Ma onestamente chi se ne frega, cioè credo che in un'opera di questo genere sarebbe molto più importante invece spiegare quali sono le caratteristiche che rendono importante il gioco selezionato. Il resto della descrizione parla di cose abbastanza banali, cioè che il gioco ha una bella grafica, un bel sonoro e un bel gameplay. Forse avrei preferito magari che mi avesse raccontato qualche curiosità in più, come ad esempio il fatto che Jurassic Park è comunque un marchio che nel corso degli anni ha sfornato nuovi film e anche tanti altri nuovi videogiochi, ma da molti questo tie-in per Sega Mega Drive viene ancora considerato come una delle trasposizioni videoludiche migliori dedicate a questo franchise. Questo volume è prevalentemente dedicato al Mega Drive, ma poi ci sono anche un paio di sezioni che riguardano gli add-on di questa console, vale a dire il Mega CD e il 32X o 32 per, a me piace chiamarlo 32X. All'inizio di ciascuna di queste sezioni c'è una parte dedicata alla storia di queste piattaforme e qui purtroppo c'è un'altra caratteristica che, come dicevo in apertura, mi fa sospettare che l'autore avesse voluto fare un po' il furbetto. Infatti non è citata alcuna fonte. Non vengono citate le fonti né al termine di questi specifici articoli, né all'inizio o alla fine del volume, da nessuna parte. Secondo me l'unica cosa che giustificherebbe l'assenza delle fonti, potrebbe essere il fatto che chi ha scritto questi articoli sia stato anche una delle persone che ha effettivamente lavorato nella creazione delle piattaforme di cui parla, cioè comunque dovresti aver avuto esperienza diretta delle cose che vengono citate. Ma così ovviamente non è, perché mi sembra di capire che gli autori del volume hanno più o meno la mia età, quindi siamo dei quarantenni e perciò negli anni 80 e 90 eravamo degli adolescenti, non, di certo non potevano essere impiegati in Sega nella costruzione del Mega Drive o dei suoi add-on. Personalmente, in non citare le fonti, la considero proprio come una mancanza di rispetto. Per finire, sono stati inseriti anche un paio di approfondimenti, però sinceramente non capisco bene con quale logica. Nel senso che tu sei lì che sfogli il volume e a un certo punto ti ritrovi un approfondimento su Street of Rage e un altro su Core Design, una casa di sviluppo che è nota soprattutto per aver dato i natali a Tomb Raider e all'eroina Lara Croft. In sostanza, questo Mega Book Collection, che mi sono dimenticato di dire è soltanto in inglese, diciamo che si salva in corner soltanto perché è gratuito. Se avessi dovuto pagare per l'acquisto di questo volume, penso che l'avrei tranquillamente sconsigliato. Lo potrei consigliare soltanto a chi magari ha voglia di passare così una mezz'oretta a sfogliare delle immagini e fare un tuffo nei ricordi, chi invece vuole capire meglio la storia di queste console e quali sono stati i videogiochi più importanti, consiglierei invece di andare a cercare altrove. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, ancora una volta vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao!